ipotesi di civiltà nuova. Siamo quelli che protestano. Noi non siamo i ribelli. Noi vogliamo costruire un altro Stato. Il ribelle, l'incazzato, è ribelle rispetto a qualcuno, incazzato verso qualcuno. Noi lo vogliamo togliere questo qualcuno. Cioè, togliti dalle palle, andiamo noi. Per questo proponiamo un'alternativa globale, una civiltà, non siamo i ribelli e vogliamo tra noi costruire un ordine, appunto Gramsci scrive all'ordine, no? Dirette immediate conseguenze, per esempio appunto qui. L'Italia non è libera e indipendente. Bene, come fa a essere libera e indipendente in una società schiava? No? Vogliamo anche dei compagni che siano appunto sempre sulla strada della capacità di proposta di un'alternativa, appunto non siamo ribelli. Penso che questo potrebbe essere un tema da tenere come grande titolo, da tenere presente per intrufolarsi, no? Spero che l'elemento di fondo della malattia parlamentare, visto che in questi giorni si sta discutendo, no, della punta di vista, significa che si accusa tutti. No, che essendo iscritti alle liste, che essendo iscritti alle liste vengono calcolati nel quorum. Vabbè. Tutto qui, per cui aumenta la maniera nobile per dire che stanno parlando. Comprendi che se ha senso questa denuncia, allora così, voi mettete in dubbio tutte le elezioni fatte. Allora qual è il clou del parlamentarismo? Il fatto che io accetto il meccanismo della delega. Qui non è questione proporzionale, maggioritaria, è il meccanismo della delega. Se io accetto questo, cado nel parlamentarismo. Non appellato mai a questa norma, l'assemblea degli iscritti decide il coordinamento aziendale. È stato deciso dall'assemblea degli iscritti. In questo momento viene richiamato da Ettore Davoli per rientrare in gioco nel momento in cui invece la vera assemblea vivente, che è quella di chi partecipa alle cose, al 95% va registrato. E allora ho fatto tardi questa sera, visto che era un compagno, ma domani devo riniziare, un compagno bravo, noi ci rimettiamo in massa, proponiamo i più stronzi di questi iscritti che hanno firmato questa petizione come coordinatori dell'organizzazione. Vabbè, questo è un beau geste, non ha nulla a che vedere con la politica, perché la politica non è fatta in un bel gesto. Nessun lavoratore valuterà il fatto che l'EDP nel nostro ente ripiomberà nel baratro della nulla facenza dei giochi di prestigio. Nessuno lo valuterà. Che me ne frega? Io prendere non soltanto alla mia coscienza, ma alle possibilità di continuare a costruire lo mio. Con 1000 episodi al giorno per mandare tutto quanto all'aria. Le tendenze romantiche, le tendenze al progresso, le diffusioni della democrazia sono serie. No, volevo dire, per convegno di Firenze, la faccenda della tolleranza, io la tirerei fuori, visto che c'è Serafino Quaresima, e qua la tolleranza ti ha fatto riparlo così, perché lui è un tollerante, lui la tolleranza, io sono un tollerante, e allora bisogna tirarla fuori questa faccenda della tolleranza. Se hai finito. No, questo che è l'affermazione tua, che hai citato Bertrand Russell, la filosofia come scienza rigorosa. No, Husserl. Ah, vabbè, filosofia come scienza rigorosa. 1900. Ora, Olsen ha messo su questo piano che il ragionamento deve essere rigoroso, però è il fatto che la filosofia non ha un impatto diretto con le scienze. La filosofia
specialmente nel campo delle scienze umane, serve a fare da connettere le varie scienze con i suoi metodi elaborati attraverso i millenni, i suoi metodi concettuali, non essendo un metalinguaggio, però la filosofia può vedere l'interconnessione tra i vari fenomeni. Quindi, però, non è che una scienza, perché la filosofia propone dei problemi, propone delle prospettive, poi sarà compito della scienza far proprio, questo è pure il ragionamento, poi è il ragionamento che fa proprio Bertrand Russell. Aspetta, la cosa è più complicata. Ancora più complicata, no, in questo senso. Vale la pena di prendere la pagina di Platone, ma insomma pubblica a un certo punto Platone fa una differenza, no? Diciamo, tra scienziata è quello che, partendo da alcuni assiomi, si problema di risolvere alcuni problemi pratici. Il cammino tra gli assiomi e la risoluzione del problema pratico è percorso da un ragionamento. Lui usa la ragione, l'esperienza, eccetera, eccetera, ma partendo da alcuni assiomi, che sono quelli costitutivi di quell'ambito scientifico. Il filosofo, le cose come stanno? Stanno in questo senso che l'oggetto dell'interrogazione filosofica sono proprio gli assiomi delle scienze. Questi assiomi sono forme logiche. Allora, l'interrogazione filosofica si interroga sulle forme logiche costitutive dell'ambito degli ambiti scientifici. Ma che vuol dire pone dei problemi? Vuol dire in realtà il fatto che sottopone a critica, ad analisi, i dati logici delle scienze per cogliere tra questi presupposti delle connessioni che non è possibile cogliere stando all'interno della scienza. Certamente il rapporto tra filosofia e scienza è un rapporto mediato, non diretto. È diretto quanto mai il rapporto tra filosofia e soluzione dei problemi, perché la soluzione dei problemi è devoluta in realtà alle scienze. Sì. Ma la filosofia è impegnata in una riflessione sui presupposti logici. Ora, come si conduce questa riflessione? Allora, questa riflessione sui presupposti logici deve essere condotta in modo rigoroso. Allora la filosofia sarà caratterizzata da una scientificità, nel senso che l'oggetto della sua riflessione, le forme logiche, dovranno essere, l'oggetto della sua riflessione dovrà essere trattato in modi scientificamente difendibili. In questo senso il rapporto scienza-filosofia è assolutamente intimo. Immediato, nel senso che la filosofia ovviamente non sostituisce la matematica, la fisica, cioè risolve problemi che sono risolti dalle singole scienze, ma nel momento in cui riflette sui presupposti logici delle scienze deve farlo secondo me. Ecco, che vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire, è chiaro che identico e diverso son diversi da loro, diverso dal diverso. Ecco. Identico, identico è diverso dal diverso. Allora l'identico identico è diverso. Diverso. E allora quell'opposizione iniziale tra identico e diverso è tolta. Diversi, no? Siamo diversi. Lì è diversa da lui. Ma quindi lì è lì. Allora abbiamo lo stesso colore, no? Lì è diversa da Luca, e lì è diversa da Luca perché? Perché lì è Lia. Quindi lì è diversa da Luca perché Lia è identica a sé. Diverso da? Intanto è identica a sé in quanto è diverso. Allora l'opposizione tra identico e diverso è stata tolta. È stata tolta analizzando la relazione tra queste due categorie logiche. Questa analisi che faccio della relazione tra queste due categorie è inattaccabile dal punto di vista logico.
Puoi portarmi un argomento logico che si impiedi con logicamente mostro come la categoria.